E quindi, diciamo, nell'idea di Costituzione non c'è soltanto il profilo, ripeto, neutro e costitutivo, ma c'è anche un profilo, come posso dire, ideologico. Una configurazione ideologica che prende forma nella nostra Costituzione in che cosa? E beh, nella difesa dei valori connessi all'idea di libertà, di eguaglianza, di democrazia, di tutela della legalità. Di una Costituzione, un'ultima analisi che potremmo dire è l'ultima fonte di legalità e l'ultimo fondamento di legittimità. Questo è il valore di una carta costituzionale. Di una Costituzione come la nostra che lascia libero il confronto politico nel rispetto però evidentemente di quei valori sui quali io penso stasera, in una futura occasione, dovremmo soffermarci. Questo per me significa un'altra cosa, che il dibattito sulle riforme non è un dibattito neutro, non è un dibattito, come posso dire, a basso tasso di contenuto etico-politico fra innovatori e conservatori. Per me il dibattito sulle riforme comporta una contrapposizione tra che cosa? Fra democrazia e antidemocrazia, tra libertà di espressione e invece limite, bavaglio alla libertà di espressione, tra democrazia intesa come capacità di confronto e di manifestazione del dissenso, o come si è scritto da una collega che stimo tanto, che si chiama Nadia Urbinati, quell'Italia docile che ha perso il dissenso, la capacità del dissenso. Il confronto è tra giustizia sociale e privilegio, se volete fare guerra e pace in ultima istanza, tra fascismo e antifascismo, e potrei continuare a lungo. Se volete, tra concezione pluralista o concezione autoritaria della società. Cioè quello che io voglio che emerga ben chiaro in questo primo modo che abbiamo, che vi propongo per approssimarci a temi così complessi, è che una Costituzione non è un insieme di leggi costituzionali, non è un concerto di leggi costituzionali. Sulla Costituzione non si può fare un'operazione di ingegneria costituzionale, sposto questo, modifico, cambio. La Costituzione è atto costitutivo nel senso che ho detto, ma è soprattutto un progetto di sviluppo della società, sul quale, rispetto al quale, ripeto, non è possibile porsi in maniera neutra, non ideologica, da tecnico, no? Da ingegnere costituzionale. Si è detto in questi anni tecniche di ingegneria costituzionale, facendo perdere poi la percezione sociale della Costituzione come atto fondante di una società. Ora, il concetto di Costituzione moderna nasce in realtà con, lo sapete, con la Rivoluzione francese. Ora, nella dichiarazione del 1789, si diceva, l'articolo 16, che un popolo che non riconosce i diritti dell'uomo e non attua la divisione dei poteri non ha Costituzione. Quindi da quel momento in poi si comincia a dare della Costituzione una configurazione ideologica, di progetto, di sviluppo della società. E guardate bene, non è un caso, unita, farsi un'idea, non a caso Onida richiama proprio e Onida stesso dice non è un caso che se passiamo alla storia recente i paesi si sono allontanati dal concetto di democrazia. Pensiamo alla Germania durante il nazismo, la Germania non ha avuto una costituzione durante il nazismo. L'Italia durante l'esperienza del fascismo ha utilizzato lo statuto albertino come un guscio vuoto, sostanzialmente di ogni significato, l'ha mantenuto in vita formalmente. La Spagna non ha avuto una Costituzione durante il franchismo. La Costituzione spagnola nasce nel 78 con il ritorno alla democrazia. Diverso evidentemente è il percorso per gli stati a regime comunista, ma qui evidentemente non possiamo soffermarci. Ora,
piace ricordare un autore che a me piace molto, che è Gustavo Bagrebensky. È impossibile non citarlo. È impossibile, anche se su alcune diciamo è un autore che pone una serie di riflessioni, ci impone, no? È dal diritto mite diciamo ai saggi più recenti, e ci propone una serie di riflessioni importanti anche su questo. Infatti voglio chiamare Rubino Bagrebensky se ci riesco, proprio perché vorrei capire alcuni passaggi del suo ragionamento. Però Bagrebensky dice: nella nostra Costituzione carattere assoluto assume soltanto un metavalore. Un metavalore, dice Bagrebensky, che si esprime nel duplice imperativo del mantenimento dei valori sul piano sostanziale e del confronto leale sul piano procedurale. Questo è profondamente vero. Quindi il metavalore che la nostra Costituzione esprime, da un punto di vista sostanziale, significa il rispetto e il riconoscimento dei valori costituzionali, e da un punto di vista invece procedurale significa il rispetto, il confronto leale, il rispetto delle regole procedurali. Per il resto è chiaro che una Costituzione moderna ingloba il conflitto sociale e quindi evidentemente ingloba il conflitto sociale senza darne una soluzione a livello costituzionale, perché del conflitto sociale non si può dare una soluzione a livello costituzionale, va lasciato al libero dibattito delle forze politiche in assemblea, nei parlamenti per capirci, ma la Costituzione deve fissare le regole procedimentali e le forze politiche devono tenersi al rispetto di quelle regole procedimentali, di quel quadro, no? Che deve essere il quadro di riferimento per tutti. Potrei citare anche Bobbio, insomma, gli autori che hanno detto cose estremamente, estremamente belle, estremamente dense di significato, sono tanti. Ma in realtà poi voglio leggervi, andando avanti nel mio ragionamento, due passi importanti. Uno di Ciampi, del presidente Ciampi, e uno di Calamandrei come padre costituente. Perché a me interessa chiedermi adesso come è nata la Costituzione. Chiarito, seppur ripeto, in questa serata voglio essere molto semplice, molto, molto, come posso dire, immediata nel ragionamento, quindi comincio con lo spiegare semplicemente che cos'è, cosa dobbiamo intendere per Costituzione, e poi mi chiedo: la Costituzione repubblicana, come nasce? Come è nata? Perché non c'è dubbio che sono le vicende storiche che hanno accompagnato l'elaborazione, ma io poi direi di più, anche l'attuazione, la mancata attuazione, perché per alcuni aspetti la nostra Costituzione non è ancora completamente attuata, perché l'altra parte è stata attuata con grande ritardo. In fondo le regioni nascono nel 70. La Corte Costituzionale prende vita nel 56, nel 58 il CSM, cioè voglio dire organi costituzionali fondamentali come la Corte, che garantisce la rigidità sul piano sostanziale, cioè la Corte, per capirci, si parla anche di giudice delle leggi, cioè quell'organo che toglie via, che spazza via dall'ordinamento le leggi in contrasto con i principi costituzionali. Questo organo entra in funzione nel 56, quindi passano da 48 anni, no? Le regioni ordinarie nascono 22 anni dopo, nascono nel 1970, quindi è evidente che l'attuazione è un'attuazione lenta, ma qualche esempio in più possiamo farlo. Quindi ripeto, le vicende storiche sono vicende importanti. Ora, un primo aspetto da sottolineare è che certamente la nostra Costituzione nasce come sbocco di un processo politico che si apre con la caduta del fascismo. Inizia con la caduta del fascismo e si sviluppa attraverso l'affermazione del ruolo di protagonisti da parte dei partiti antifascisti che si riuniscono nei comitati di liberazione nazionale. Quindi questi sono i due, diciamo, riferimenti: la caduta del fascismo e il ruolo di rinascere, no? Dei partiti politici e il ruolo di protagonisti dei partiti politici. Ora, forze che erano tra di loro profondamente diverse,
pensiamo al Partito Comunista come in quegli anni, o alla Democrazia Cristiana come in quegli anni, erano forte profondamente, avevano una visione della società profondamente diversa. In fondo, se pensiamo, se vogliamo fare un esempio sciocco ma immediato, pensiamo ai film che vediamo in televisione, che sono dei nostri figli, no? Camillo e Don Peppone, in fondo quello è il clima. Quindi è un clima di contrapposizione forte. La visione della società, di sviluppo della società è quello.